Gay, Ibra, autore di due gol ma l'Ortona purtroppo ha perso. Eh, ci, dispiace, ci dispiace, per la prestazione, ma mancano altre partite, quindi dobbiamo concentrarsi, prepararsi già da martedì per, per le prossime. Ci chiediamo scusa a tutti quelli che ci sono venuti a vedere, tutti gli ortonesi. Eh, vediamo il nostro cammino e pensiamo alle altre partite. La strada è ancora lunga. La Val di Gro, terzo ultimo in classifica, aveva bisogno di punti e quindi ha dato tutto in campo. Sì, lo sappiamo, lo sappiamo che sono sei finali, la classifica non conta, conta solo le partite. Mo le squadre c'è chi punta a salvare, chi punta per il campionato, c'è chi punta per i playoff. Quindi, sono cinque-sei finali che dobbiamo andare a lottare tutte le partite. Sappiamo che non è facile, però dobbiamo provarci fino alla fine. L'Ortona può recuperare dopo questa sconfitta. Sì, sì, non è detto, noi siamo, pensiamo al nostro cammino perché mancano altre 5 partite, siamo concentrati nelle prossime, subito già da, da domenica per, per, per cancellare questa sconfitta. Mattia Granata, capitano dell'Ortona, questa sconfitta proprio non ci voleva. Purtroppo no, purtroppo non ci voleva, però venivamo da, da un ruolino importante di tante vittorie, un solo pareggio da, da metà dicembre. E abbiamo recuperato un sacco di punti. e Purtroppo oggi non ci voleva, abbiamo dovuto fare conto purtroppo di molte assenze. Ma anche la squadra che è andata in campo era comunque competitiva, quindi ce la siamo giocata. Purtroppo abbiamo regalato qualche palla gol, poche palle gol, loro l'hanno finalizzata. E ci ritroviamo qui a parlare di una sconfitta. Il gol partita di Carpineta è stata realizzata senza che nessun giocatore dell'Ortona potesse toccare la palla. Qual è l'ultimo gol? Sì. No, c'è stata la deviazione del difensore loro sul secondo palo. E siamo persi una marcatura su una pallina attiva e, e niente. E purtroppo è andata così. Una giornata negativa senza neanche un po' di fortuna, diciamo la verità. No, eh, la fortuna te la devi pure cercare a volte, sì è vero che è concesso poco, è fatto una, una buona gara tutto sommato è concesso poco, loro hanno sfruttato in pieno le occasioni che hanno avuto noi sul 2 a 2 abbiamo avuto un paio di occasioni importanti per portare, portarci avanti noi non le sfruttate, purtroppo parliamo come ti dicevo di, di una sconfitta ma... Ci sono ancora 5 giornate, non so, visto che forse forse se non ha vinto, quindi siamo lì, ce la giochiamo fino alla fine, purtroppo eh, dobbiamo rimboccarci le maniche dopo questa sconfitta, eh, perché anche le partite quando non le puoi vincere devi cercare di non perderle perché comunque muovi la classifica eh, e niente, però siamo ancora lì, dai, ce, la, ce la giochiamo fino alla fine. Tano Gennaro, capitano della Val di Sangra, una vittoria impensabile alla vigilia per voi. Innanzitutto buonasera a tutti. E, guarda, impensabile, sì, forse è la parola giusta, perché sapevamo che l'Ortone era una grande squadra, squadra che lotta per vincere il campionato. Si trovava là, veniva da un sacco di risultati utili consecutivi. E, e niente, siamo venuti qua sapendo della, della squadra avversaria. Che era molto forte, eh, però la squadra mia non è da meno perché veniamo da quattro vittorie consecutive, due in Coppa Italia e due in campionato, quindi stiamo attraversando un buon momento di forma. Paradossalmente non abbiamo fatto nulla perché ci ritroviamo sempre nelle zone basse della classifica. Però noi adesso puntiamo, pensiamo giornata su giornata, partita su partita e cerchiamo di fare più punti possibili fino alla fine del campionato. Carlo Luciani, vicepresidente dell'Ortona, una sconfitta come questa non ci voleva per il cammino dell'ortona che sembrava quasi infermabile. Sì, oggi avevamo delle defezioni, mancavano 4-5 titolari, però... Non possiamo perdere punti così. Se, se vuoi puntare a vincere il campionato non puoi perdere punti così. Eh, non possiamo sperare nei passi falsi degli altri. Noi dobbiamo fare il nostro campionato. Non lo stiamo facendo perché oggi non l'abbiamo fatto e quindi sono punti che abbiamo perso che alla fine, della, alla fine del campionato ehm, sicuramente eh, ci mancheranno. Dove ha sbagliato l'ortona, l'atteggiamento o qualcos'altro? Ma loro erano molto più veloci, noi abbiamo perso parecchie palle, dei falli, dei falli che non dovevamo fare, poi un rigore inesistente li hanno dato, vabbè ci stavano, cioè, non lo so, va bene così, che dobbiamo dire. Nel momento topico della partita sul finale l'Ortona sembrava potesse mettere a posto la situazione, andare in gol. Poi invece è arrivata la rete avversaria. Sì, abbiamo avuto parecchie palle gol con Ibra, con... purtroppo gli era parato il portiere, bravo il portiere loro, purtroppo se non segni non devi fare gol. Vicepresidente, il calcio è anche questo, nessun risultato è scontato. No assolutamente, ma anche perché loro dovevano, si devono salvare, ci sono molte squadre, il campionato, il campionato è corto, quindi molte squadre si devono salvare, quindi o eh, lotti con le prime o lotti con le ultime, quindi è un, poi è molto equilibrato il campionato. Anche la capolista Fossa Cesia non ha avuto vite facile a Passacordone. Sì, sì, ma noi non, cioè, non dobbiamo guardare loro, noi dobbiamo fare i punti noi, purtroppo i punti non li abbiamo fatti quindi sono punti che ci mancano. Paolo Savini, allenatore dell'Ortona, una sconfitta che non c'era nel preventivo. La sconfitta che non avevamo in preventivo purtroppo è successo e dobbiamo andare avanti nonostante la sconfitta. Sono cinque partite ancora dove dobbiamo andarci a giocare ancora questo campionato. Purtroppo oggi abbiamo affrontato con diverse assenze e queste si pesano perché i titolari non è che si cambiano in poco tempo. Ironia della sorte, il calendario prevede nelle ultime cinque gare partite in cui le due squadre... Eh, Fossacesi e Ortona non incontreranno le stesse avversarie, può essere un motivo in più per l'Ortona? Il motivo del campo è sempre un motivo cioè, non, non ci sono partite quando arriva alla fine che a fine di oggi è perso una partita ci sono 22, 22 punti differenti nonostante tutto l'abbiamo persa quindi non è che possiamo dire una partita vale la ogni partita è storia a sé, alla fine del campionato ti ce ne vai a giocare e devi cercare di portare a casa il più possibile Parlare dell'assenza è superfluo, comunque qualcosa di più si può sempre fare, l'esperienza per esempio di Di Matteo si è sentita Ma Qui sono mancati tanti oggi di giocatori, Io abbiamo mancato uno o due, abbiamo mancato cinque titolari, quindi. un altro ci avevamo infortunato come granata in panchina che è entrato ma sicuramente non stava nelle condizioni giuste però questo è il campionato, eh, bisogna, bisogna capire che quando manca qualcosa in più qualcuno che ci sta dovrebbe dare qualcosa in più. I ragazzi specialmente dovrebbero riuscire a capire che è il momento loro, il momento in cui possono mettersi in evidenza. Possono in... Invece purtroppo non siamo andati bene, adesso con calma ragioniamo in settimana, eh, ripartiamo a bocce ferme e vediamo un po' cosa c'è da fare, se si può recuperare qualcuno che sta fuori, lo vediamo, cioè, oggi non sappiamo niente, oggi dobbiamo solamente star calmi, ragionare sugli errori e poi eh, in settimana ripartiamo. Nonostante tutto l'Ortona c'è. Nonostante tutto l'Ortona c'è sempre, è normale. Noi siamo qua per cercare di portare al massimo livello l'Ortona. Normale che oggi siamo dispiaciuti. Del uh, risultato, un risultato che sicuramente non avevamo messo in preventivo. Sapevamo che loro avevano una partita difficile fuori casa e pensavamo di vincere di poter riuscire a scavalcare, invece non ci siamo riusciti. Ci dispiace. L'Ortona Calcio è uscita sconfitta dalla partita interna contro la terzultima in classifica Val di Sangro. Una sconfitta inaspettata, ma il campo ha dato ragione agli ospiti. Adesso l'Ortona ricomincia da capo. Può approfittare del mezzo passo falso della capolista Fossacesia, impattata sul 2-2 fuori casa contro lo Scafa. Passo Cordone. Si ricomincia da capo. L'Ortona deve recuperare due punti dalla capolista. Rimancano Cinque partite, tutto può accadere. Domenica prossima i Gialloverdi visiteranno il campo di Casola, un'altra partitaccia. E tutto dal Comunale di Ortona, Tommaso Tucci, Edoardo Di Pierro per Punto Ortona. Mm.